Si chiamano Ahmed, Karim, Malina e portano a Roma ciascuno il suo pezzo di mondo. Sempre a Roma cercano di ambientarsi per proseguire il viaggio attraverso l'unico strumento che possa farli sentire a casa, la lingua. Per loro, i locali del Lab Culturale Moby Dick ha aperto le porte alla scuola di italiano Penny Wharton, sostenuta dall'impegno di studenti e volontari. Aprire degli spazi culturali di integrazione è sempre molto difficile a Roma, ma ci siamo riusciti alcuni giorni fa aprendo Moby Dick e la cosa bella è che questi spazi funzionano. Sono pieni di giovani, biblioteca, spazi, eventi, presentazioni di libri e accanto a questi questa bellissima esperienza di Edoardo Affinati che sta portando le ragazze e i ragazzi di Roma a insegnare l'italiano ai ragazzi e ai ragazzi immigrati. È una bella storia della città che fa giustizia di tante delusioni e di tante cattiverie che in una situazione difficile hanno sempre la meglio. E invece questo luogo che la Regione e la DISO hanno pensato dimostra che c'è una bella Roma che ha un'idea di solidarietà, di accoglienza, di dialogo e di integrazione, di incontro tra differenze molto positiva. Sono più ricchi i ragazzi immigrati che apprendono l'italiano e sono sicuramente più ricchi le ragazze e i ragazzi di Roma che facendo qua il loro volontariato conoscono culture da tutto il mondo e quindi è una bella storia. Un'inclusione sociale, uno spirito d'accoglienza che si manifestano attraverso l'insegnamento e la promozione del diritto universale allo studio e alla cultura. Eraldo Affinati, fondatore della scuola di italiano per migranti Penny Wharton, un'idea nata 10 anni fa in che modo? Rapporto uno a uno, una scuola che potesse dare a Mohamed, a Khalik, a Omar, questi ragazzi che vengono da noi senza famiglia, potesse dare la lingua. Io sono uno studioso di Don Lorenzo Milani, quindi per me la scuola deve essere guardarsi negli occhi, trovare un rapporto umano. Ecco, questi sono ragazzi che vengono dagli SPRAR, dai centri di accoglienza e noi abbiamo dato a loro un insegnante uno a uno, quindi 60 ragazzi, 60 insegnanti. Questa è la ragione della nostra scuola che si ispira a un grande romanzo di Silvio Tarso, Penny Wharton e sua madre, questa è la ragione di questo nome. Quindi integrazione sociale in primo piano, a chi è rivolto questo insegnamento? È rivolto ai migranti che possono essere la badante ucraina, l'idraulico albanese, ma i nostri preferiti sono gli analfabeti nella lingua madre, sono quei bambini che non hanno famiglia, arrivano qui, se fossero collocati in una scuola normale diciamo sarebbero considerati corpi estranei, mentre invece qui hanno un nome, hanno un volto, hanno una storia e le nostre volontarie sono spesso ragazze italiane, sono studentesse del liceo Virgilio, del liceo Tasso, del liceo Morgagni, le quali svolgono qui una alternanza scuola-lavoro, questa secondo me è la vera integrazione. Ed è un'ottima iniziativa, come avete fatto a pubblicizzarla, come avete reso noto a queste persone che esiste questo servizio a Roma Capitale? Beh, intanto c'è stato un passaparola, ognuno diciamo, era contento di tornare. Io ho lavorato per tanti anni nella città di ragazzi, quindi conosco, ho rapporti con la Caritas, con i centri di pronta accoglienza. Negli anni abbiamo creato un gruppo che poi cambia sempre, perché sono ragazzi che stanno 2 mesi a Roma, però poi magari dopo vanno altrove. Quindi è come un fiume che scorre e quindi tu devi essere pronto, non puoi programmare troppo. Questa è una sorta di pronto soccorso linguistico, qui alla Moby Dick Garbatella abbiamo trovato una sede per noi giusta. Pronto soccorso linguistico, ma il messaggio etico, morale è anche di valenza molto molto più ampia. Sì, il messaggio etico è fondamentale perché qui c'è il sorriso, non c'è il giudizio, qui c'è l'accoglienza, non c'è il voto. Qui diciamo tutti sono accolti fino all'ultimo giorno senza burocrazie, ci teniamo a dirlo, senza classi, senza registri, ma in un rapporto molto rigoroso, non facciamo bricolage. Noi qui alla Garbatella a Roma facciamo lezioni vere, 2 ore qui equivalgono a una giornata intera che uno può trascorrere in una classe, lo dico da insegnante, è così, è molto efficace la lezione. Che cosa significa insegnare una lingua a uno straniero? Non significa anche, oltre ad aiutarlo nell'integrazione, aiutarlo a costruirsi un'identità in questo paese, a costruire un presente rispetto al passato che dolorosamente lasciano alle spalle? Sicuramente noi italiani sappiamo cosa significa andare in un altro paese senza avere punti di riferimento, basta andare a Ellis Island e a New York per vedere quanti italiani erano migranti come oggi sono migranti questi ragazzi, però l'integrazione non è solo dare il servizio, appunto è la qualità
della relazione umana. Qua, questo fa la differenza. Senta, in che modo si insegna l'italiano a un ragazzo o una ragazza straniera? In quale lingua soprattutto? Allora, quando tu dici farfalla a un bambino, il bambino sa cosa significa, il bambino italofono, mentre invece Mohamed non lo sa. Allora è tutto un altro tipo di rapporto, significa cominciare con le illustrazioni. Io e mia moglie Anna Lucia Lenzi, che abbiamo fondato insieme a lei la scuola, abbiamo scritto un manuale proprio per questi ragazzi. Gli italiani anche noi, sono due volumi, uno rosso e uno blu, proprio con tanti esercizi e molti, molti disegni, poca normativa grammaticale. Noi sappiamo come si insegna proprio perché dopo tanti anni di esperienza sappiamo come si può fare. Abbiamo un analfabeta nella lingua madre, però abbiamo anche Tatiana, laureata a Kiev, che invece è una scolarizzata, e quindi il rapporto è molto diverso a seconda di quella persona che tu hai a che fare. Aiutare uno straniero a imparare l'italiano, quindi ad ambientarsi, significa anche aiutarlo a percorrere la via della legalità, della sicurezza? Sicuramente, se non fossero qui sarebbero per strada, chissà che fine farebbero. Esiguità di risorse e flussi migratori in continua ascesa, cui la Regione Lazio tenta di far fronte in molti modi. La scuola di italiano per migranti, a che punto siamo con l'accoglienza a Roma e nel Lazio? Ma qua oggi raccontiamo una storia che funziona, un posto pubblico aperto a tutti, gratuito, un polo culturale in un quartiere straordinario come la Garbatella, e dentro anche un'ambizione più grande, quella della integrazione sulle cose semplici e importanti da fare, come lo scambio culturale. Per questo abbiamo accolto la scuola Penny Wharton, mi sembra che i risultati stanno venendo, c'è un via vai di persone, di ragazzi transitanti, migranti o di seconda generazione, e soprattutto ci sono tanti ragazzi romani dei nostri licei che si mettono in gioco e che vengono qua a svolgere un'attività di volontariato. Spesso si raccontano storie negative dal punto di vista della mancata integrazione, questa è una storia positiva che va raccontata e che proveremo a replicare anche in altri spazi nostri del diritto allo studio in giro per la città di Roma.